a tutti, oggi nuovo video e questa volta vorrei fare un video vlog, o meglio un video chiacchiericcio, perché come avrete capito dal titolo vorrei parlarvi di un argomento che esula un pochino dal make-up e da quello di cui parliamo di solito, però ci tenevo tanto a parlarvene perché ultimamente secondo me vedo dai commenti che trovo sotto i video, comunque anche dai messaggi che trovo su Facebook, sotto le foto di Instagram, sta passando un messaggio che per quanto mi riguarda è totalmente sbagliato e vorrei un attimo, insomma, discuterlo con voi, come al solito condividere. Quello che succede è che sempre più spesso ultimamente ricevo commenti e messaggi in cui mi si chiede quanto guadagno, come faccia a spendere così tanto, come faccia a comprare così tanto. Allora, io ci tenevo a dirvi che faccio l'impiegata pubblica, quindi sono una dipendente regionale. Sapete che per quanto sia un posto super fantastico, perché assolutamente a tempo indeterminato, è un lavoro, si spera, visti i tempi che ci sono, sicuro, assolutamente non guadagno miliardi, non è un lavoro che permette di essere milionari. Va benissimo perché è un lavoro che permette di vivere bene, molto bene, assolutamente, mi ritengo super fortunata, non sto dicendo questo, però assolutamente non sono milionaria e non guadagno chissà quanto. Quindi diciamo che è un lavoro che mi permette di mantenermi. Lavoro, sono fortunata in questo senso, ho il mio stipendio tutti i mesi. Sicuramente il make-up e la moda sono le mie due grandi passioni e io credo che nella vita non si possa andare avanti se non si hanno delle passioni, o comunque diventi tutto molto più difficile, molto più complicato. Quando una persona ha una passione, penso che anche voi possiate capirlo, per qualsiasi passione che avete, sapete cosa significa, cioè è qualcosa che ti manda avanti, che ti dà la forza magari di affrontare dei momenti no, perché è vero che mi vedete sempre sorridente, anche questo è un commento che ricevo spesso, ma molto spesso, anzi sovente, ho anch'io tanti momenti no. E sicuramente avere una passione o comunque un piccolo angolino di mondo in cui ci si trova a proprio agio è importantissimo, per cui appunto la moda e il make-up per me sono questo, sono una grande passione, una delle più grandi che ho perché ne ho ovviamente anche tante altre, quindi io quello che risparmio lo investo nell'acquisto o comunque sì, nell'acquisto di questi prodotti make-up nuovi, di vestiti magari nuovi per nuovi outfit, nuove combinazioni che mi vengono in mente, cioè quello che avanzo da tutto il resto che devo fare nel mese lo investo così. Chi mi segue già da un po' lo sa e quindi magari troverà ripetitivo questo discorso, però io abito da sola da diverso tempo. Vi avevo anche fatto il video Draw My Life e anche lì vi avevo detto che appunto ho sempre lavorato, ho abitato da sola fin da quando ero abbastanza giovane, avevo 20 anni. Se non l'avete visto comunque vi lascio il link sia qui che nell'info box, così magari vi fate un'idea in più sulla mia vita, insomma. Quindi non ho mai potuto vivere di rendita, non sono una persona ricca, ma sono una persona che ha un sacco di interessi e ha sempre cercato in tutti i modi di fare in modo di coltivarli questi interessi. Alcuni, diciamo, sono meno costosi, ovviamente avere la passione per il make-up e per la moda non mi permette assolutamente di poter avere tutto, ma comunque cerco sempre di investire o comunque di acquistare le cose anche per potervene parlare. Cerco sempre di spaziare, magari tra i prodotti low cost, che sono quelli i video che preferisco fare perché comunque mi rendo conto della situazione, facciamo tutti fatica e quindi mi sembrano i video anche più interessanti in questo momento, però allo stesso tempo spesso cerco di acquistare anche marche più costose per poi darvi la mia opinione, per farvi sapere cosa ne penso, perché mi sembra che il principio del canale sia proprio quello di poterci scambiare delle opinioni e magari di potervi dare delle linee guida anche per non trovarsi fregati una volta che si acquista qualcosa. Quindi in sostanza io vivo da sola, la casa la devo mandare avanti, è una casa che ha delle spese perché comunque va riscaldata, bisogna mangiare, bisogna pagare la luce, internet perché sennò i video non li vediamo e ci sono tutte le solite spese che abbiamo tutti, assolutamente. Io non ho figli, quindi sicuramente un grande risparmio mi viene da quello, per ora non ne ho. E tra l'altro ultimamente, come sapranno alcune di voi perché forse l'avevo scritto in alcuni commenti, non sono neanche più con Francesco, quindi non stiamo più insieme, perciò anche la casa devo mandarla avanti un po' di più di prima, insomma, perciò probabilmente è anche un periodo in cui sto ancora cercando di tirare ulteriormente la cinghia, ma
Come tutti, davvero guadagno il mio stipendio, a fine mese ciò che mi avanza lo investo in questo modo. Non c'è un segreto, non ho l'albero dei soldi in giardino e oltretutto una cosa che vorrei farvi notare è, per esempio per chi mi segue su Instagram e su Facebook, quante volte mi avete visto mettere foto, in cui sono a mangiare al ristorante? Sono in giro a fare gli aperitivi, sto andando in viaggio chissà dove. Diciamo che ovviamente per coltivare una passione rinuncio ad altre cose, come può essere andare a cena fuori spesso, ci vado rarissimamente. Ogni tanto, ecco, mangio il McDonald's, ma insomma non è una spesa così insostenibile. Ogni tanto sì, mi concedo qualcosina, ma su quell'aspetto cerco di risparmiare, viaggi. Non ne faccio praticamente mai, un po' anche per la paura dell'aereo, un po' perché sicuramente appunto decido di investire i miei soldi in un modo piuttosto che in un altro, ma credo che sia una cosa comunissima che succede a chiunque di noi. Quindi tutto questo per dirvi che comunque può essere considerato una passione futile, cosa che io trovo brutta perché secondo me una passione, proprio perché è tale, non deve essere futile, può essere non comprensibile per un'altra persona, ma non vedo il motivo di giudicarla. Ma in ogni caso, anche uno volesse giudicarla futile, mi va bene, mi sta bene, però tutto quello che faccio lo faccio con i miei soldi. Assolutamente non è grazie a YouTube, molto spesso le aziende a me non inviano i prodotti e quando me li inviano, infatti le rare volte che me li inviano succede sempre che ve lo dico, li boccio, non li boccio, quello non è importante, ma vi avviso sempre, perciò avrete visto anche in quel senso non è che sia oberata di prodotti che mi mandano le aziende, cerco proprio con i miei risparmi, con quello che avanzo nel mese, di acquistare cose e di trasmettere a voi la mia passione o comunque di potervi dare delle linee guida per scambiarci delle idee. In ogni caso, ho voluto fare questo video semplicemente proprio per sfatare questo messaggio negativo che secondo me stava passando, perché sono una persona normale come tutte le altre. Forse più fortunata sotto certi aspetti perché ho un lavoro fisso, assolutamente, ma non è un video di lamentela, capiamoci, è solo un video per spiegarvi, per rispondere a tante domande che ho ricevuto, avevo risposto anche fisicamente, proprio sotto, sapete che io rispondo praticamente a tutti, però ci tenevo proprio a parlarvene così magari mi dite anche la vostra impressione, mi dite la vostra opinione, ditemi pure che secondo voi è esagerato. Però io ritengo che ognuno debba coltivare quello che ama, debba cercare di inseguire i propri sogni e possa, insomma, investire ciò che si guadagna come vuole. Questa è la sostanza e il succo di tutto. In ogni caso, io spero che questo video chiacchiericcio non vi abbia annoiato troppo. Se il video vi è piaciuto o comunque condividete la mia opinione, mi raccomando, mettete mi piace e come al solito vi invito sempre ad iscrivervi al canale. Lasciatemi tutto nei commentini qui sotto, che sapete cerco sempre veramente di rispondere e di interagire con voi il più possibile. Io vi do appuntamento al prossimo video e vi mando un grosso bacio. Ciao!